Adorati Nannino e Fifuzzo. Non avrei mai pensato di dover scrivere per Non si voi un può, pensiero di questo non si genere, può. per un evento simile. Ho pregato ogni notte il Signore che qualsiasi cosa potesse accadere di brutto, doloroso, doveva ricadere solo su di me e mai colpire i miei figlietti e la vostra mamma. Purtroppo quella notte il wifi del paradiso non funzionava. Non vi siete messi in collegazione. Francesco Filippo mio, ometto stavi diventando ragazzo. Giorno dopo giorno, i tuoi discorsi, i tuoi primi peli sotto le ascelle, ti facevano sentire alla pari di Antonio Banderas. Il giorno prima hai guidato la Matavespa dello zio Babbo. Per arrivare a scuola, è inutile dire che già ti sentivi Valentino Rossi. Il tuo potere di mediare, far diventare le cose facili, ragionando molto meglio di un adulto, era incredibile. Nannino mio, gigante della nostra famiglia, dietro il tuo fisico da tredicenne che faceva un po' seccare Fifo, ti dico che non eri questo, non era questo mondo, non eri per questo mondo, perché il tuo cuore, il tuo altruismo, la tua generosità, la tua umiltà non era di questa terra. Adorati figli miei, siete stati il dono più unico e meraviglioso che potessimo ricevere io e mamma. Ed essere vostro padre è stato un onore. Volate, saltate, giocate tra le nuvole come facevate nei vostri amati giardini. Proteggete da lassù i vostri amati fratellini. Perché l'unica speranza è che un bel giorno ci ritroveremo di nuovo tutti e sei per rivivere i giorni meravigliosi e colmi d'amore a cui eravamo abituati. Grazie. Ha detto tutto il vostro papà, Uccellieri. Noi vi abbiamo amato dal primo secondo. Siete stati l'unica ragione della nostra vita. Ed oggi, senza di voi, andare avanti sarà difficile. Ma lo faremo, perché credete che dico. Loro, voi, noi, siamo ancora una famiglia. Perché anche se voi siete in paradiso, noi ci sentiamo nei nostri cuori e sicuramente è così per tutti quelli che vi hanno amato. Io voglio ringraziare tutti, tutti, tutta la città, tutte le persone che hanno pianto insieme a noi e che ci vogliono bene, bene veramente, non bene perché è successo un evento tragico e allora di circostanza vi vogliamo bene. No, quelli che veramente ci amano. Io voglio ringraziare tutti perché veramente il vostro affetto ci aiuterà ad andare avanti. Grazie, grazie bambini miei.
capita spesso.